era lo studio di incremento delle aree boschive, come mitigazione ambientale rispetto alle possibili emissioni dell'impianto. Allora, questo fatto, secondo noi, per quanto riguarda, stiamo intervenendo sui terreni di proprietà della società. Per quanto riguarda tutti i terreni limitrofi, è chiaro che a questo punto ci sono dei bandi, per esempio provinciali o regionali, allo studio, ma però dovrebbero attivarsi direttamente i privati proprietari, perché non è che possiamo intervenire noi sulla cosa. Per quanto riguarda invece, inoltre, sempre nella collaborazione con Comune e Agespe, anche per quello che è stato richiesto dall'intesa quadro nell'ambito, abbiamo anche predisposto uno studio di prefattibilità per verificare le condizioni ottimali della consegna del vapore, che poi vi parleranno, è collegato alla seconda parte dell'ordine del giorno. E quindi anche qui noi ci vediamo presenti e attivi in questo tavolo, sia con l'amministrazione comunale sia con la società AGES. Quindi in realtà diciamo che per quanto ci è di competenza noi ci stiamo muovendo, vi diremo poi, noi già il revamping prevede la possibilità per esempio di confermare questi obiettivi. Il fatto stesso di prevedere un impianto su cui è possibile spillare vapore, ecco, questo prevede già questa integrazione di rapporti sia con l'amministrazione sia soprattutto con l'utilizzatore finale che ACES. Direi che se avete qualche osservazione da fare in merito. Allora, io darei sicuramente la parola all'interrogante per la replica e poi raccolgo i nominativi di chi vuole intervenire. Ecco, tenete presente che alle 19 al massimo, ecco, hanno già un impegno istituzionale fissato da tempo. Sì, un paio di domande. Da chi è composta questa commissione? La commissione che diciamo deve valutare la fase finale del progetto. E poi non ho capito, forse non è stato portato il punto sul contratto del diritto di superficie, cioè non ho percepito che c'è stato un rendiconto riguardo gli obblighi sul contratto del diritto di superficie, com'è la situazione in questo caso. Per il resto, grazie. Allora, per quanto riguarda la commissione, i nomi adesso me li faccio suggerire dal direttore. Io ho la parola al direttore. Sì, no, però volevo dire i nomi e cognomi. I nomi e cognomi. Allora, esatto, le figure. Sono presenti due professori universitari del Politecnico di Milano, a cui normalmente viene richiesta un'assegnazione. Se non sbaglio, se tecnicamente potrei dire qualche fesseria, quindi poi le faccio rispondere dal... Insomma, è una cosa abbastanza delicata. La legge impone oggi, per formare delle commissioni per questo tipo di gare, di avvalersi o di professori universitari su liste emesse dal rettore dell'università locale, che non si fa prendere l'università di Reggio Calabria, o da liste emesse dall'ordine degli ingegneri locale. Il CDA ha scelto di seguire la via dei professori universitari, l'Università di Milano è interpellata in merito, ha emesso una lista di 4 professori ordinari, quindi devono essere cattedratici non che stanno esercitando la cattedra in questo momento, non professori fuori ruolo, eccetera. Quindi all'interno di questa lista presentata dal Politecnico di Milano sono stati scelti il professor Lozza e il professor Macchi. Tutti e due direttori, uno di Dipartimento di Energia, l'altro di Dipartimento di Macchine dell'Università di Milano. Il terzo, purtroppo, è sottoscritto perché la legge obbliga l'ente appaltante di mettere un funzionario all'interno della commissione. Indegnamente, ha messo sottoscritto. Grazie.
richiesta effettivamente mancava l'ultimo punto. Allora, avevamo degli obblighi in qualità di beneficiari del diritto di superficie da evadere. Allora, diciamo, i punti principali erano di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto sul cospicente tratto di strada. E qui Arcom effettua, a far data all'associazione del lato, interventi di manutenzione sul tratto stradale interessato, prevedendo il ripristino dello stesso quando necessario. Quindi ci occupiamo già di quella cosa che ci era stata richiesta. Punto 2, ci era stata richiesta l'espulsione della polizia settimanale dei cigli della strada sino a un'altezza di 10 metri per lato cospicente dell'impianto. Arcom provvede con opportuna frequenza ad effettuare interventi di pulizia sul tratto stradale con mezzi propri, ricorrendo, affidando il carico ad AGES quando necessario, perché sono più titolati e hanno dei mezzi adeguati. Gli interventi permettono di mantenere le vie di accesso dell'impianto decorose. C'era l'effettuazione di un costante monitoraggio dell'impatto ambientale derivante dalla presenza dell'impianto da conseguire attraverso la certificazione già ottenuta in procinto di conseguimento. Arcom ha ottenuto nel giugno del 2008 la certificazione UNI EN ISO 14001-2004, quando un sistema di gestione ambientale fu organizzato ed aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa. Nel corso del 2012 Arcom è stata soggetta a visita di sorveglianza per il mantenimento della stessa, sempre la certificazione 14001, e nel mese di giugno ha ottenuto il rinnovo della stessa. Arcom inoltre ha avviato l'iter per l'adesione volontaria al regolamento EMAS, che registra le imprese che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. Ha ricevuto l'approvazione della dichiarazione ambientale per l'ottenimento della certificazione. Altro punto che ci era richiesto è una garanzia sulla trasparenza dei dati e la presenza di un controllo da parte delle istituzioni o di rappresentanze dei cittadini sulle attività sempre di Arcom, con installazione a tal fine a cura e spesa di Arcom di uno schermo elettronico e in luogo indicato dal concedente, in modo da pubblicare i dati di emissioni dei camion. Allo stato, Arcom adempia all'attività di monitoraggio in continuo dei dati di emissione attraverso il sistema SMEN, approvato dagli enti di controllo, e collegato alla rete SMEN della Regione Lombardia. Forse vi ricordate che eravamo anche stati considerati nella precedente audizione come impianto su cui sviluppare questa trasmissione di atti per renderla sempre più trasparente. E lo stesso consente di avere a disposizione i dati misurati in tempo reale. Arcom inoltre, a favore della trasparenza della gestione del controllo ambientale, pubblica sul sito web tutti i dati dell'emissione delle due linee di termovalorizzazione, rilevanti giornalmente, con cadenza mensile. Arcom ha già tutte le disposizioni, inoltre abbiamo già previsto tutte le disposizioni per trasmettere all'esterno quei dati validati. Questo noi ci siamo già preparati, adesso con l'amministrazione condivideremo dove, perché c'è un problema anche di evitare che vengano poi distrutte magari a noncuranza anche di qualche vandalismo, quindi si pensava anche di individuare dove potevano essere. Oggi meglio però bisogna vedere se rendere proprio aperti sul fronte strada oppure magari trovare una collocazione diversa in modo che non venissero continuamente gestiti. Poi infine c'era incentivare alla prevenzione e riduzione dei rifiuti attraverso il loro impiego, riciclaggio, recupero, eccetera, eccetera. Noi abbiamo presentato all'inizio anno all'assessorato sviluppo territoriale comune un progetto per realizzazione di campagne di sensibilizzazione presso scuole e presso anche l'ospedale di Costa Assenzio. Tra l'altro con anche la collaborazione di partner di settore, per esempio il recupero degli imballaggi, proprio per avere magari dei costi da non sostenere, ma da utilizzare. Proponiamo iniziative poi di incentivazione alla raccolta differenziata di imballaggi all'interno delle strutture. In conclusione, la soluzione degli accordi formali tra i soggetti verrà avviata l'attività vera e propria. Si è resa disponibile poi per gli altri comuni, perché anche questo lo sviluppiamo anche sugli altri comuni, perché Arcom otterrebbe lo stesso beneficio non solo per uso su una maggiore sensibilità alla raccolta differenziata, ma avendo 27 comuni dobbiamo ottenere questo
discorso o farlo anche agli altri soci e agli altri comuni. E quindi abbiamo già cominciato, per esempio, nelle scuole, abbiamo già fatto il comune di Castano e questo progetto di educazione ambientale, tenendo fino ad un ottimo riscontro, e vediamo poi se questo riscontro si trasume anche, si consolida anche in una raccolta più marcatamente differenziata. Infine, ecco, e c'era un altro punto molto importante, che era la realizzazione di stazioni di raccolta, di trasferimento, sì, e compattazione dei rifiuti in territorio extraurbano per il trasporto degli stessi, in modo da ridurre al minimo l'effetto trasferimenti, trasporti sul territorio. Qui in realtà noi, questo forse sarebbe servito più per una tipologia di comuni magari che domani potessero, magari quelli che potevano essere previsti i tempi riguardanti il nord della provincia, cioè quelli non che circondano il sito H, perché Busto, Galarate, Legnano, essendo proprio limitrofi, oggi non c'è questa convenienza di individuare queste stazioni per poter compattare i rifiuti, anche perché noi abbiamo cercato, d'accordo con le società, di individuare anche quei mezzi che prevedono già il compattamento durante il trasporto, proprio per ridurre A la massa e B il numero dei trasporti di conseguenza. Ecco, quindi oggi diciamo, l'opera è stata fatta più che altro con le società che gestiscono i trasporti sul un metodo di cercare di dotare o di suggerire di dotare queste società di mezzi che prevedono questi compattatori, in modo da avere meno, ridurre al minimo i trasporti, questo è quello che sto facendo. E poi, niente, c'era ancora il mantenimento di un adeguato incremento lungo il perimetro del contratto di superficie, e quello stiamo mantenendo le nostre siepi. Ogni tanto lo implementiamo, siamo anche in attesa di vedere cosa succederà di fianco a noi in quelle aree che sono oggi oggetto, infatti se voi nel caso che dovesse capitare di venire al sito H, vedete che tutto quello dove c'erano le vasche, le famose vasche, lì è già stato tutto ripulito, stanno facendo questi lavori, la regione Lombardia è cambiata completamente anche alla vista l'impatto ambientale. Ma non avrei tanto da aggiungere. Sì, solo un'ultima cosa posso. Sempre nell'ottica dell'accordo che prende il piano, c'è anche il punto che riguardava il bonus di vedere premiate quelle società e quei comuni dove viene aumentata la raccolta differenziata, il famoso 60%, c'è questa rincorsa, e anche il nostro sistema dalle scuole alle aziende più o meno piccole di incentivare la raccolta differenziata porta anche a far risparmiare ai comuni un 5% sul costo della tariffa, perché è rivisto come premio per l'incentivazione. Quindi questo era l'ultimo punto che è previsto e che si sta realizzando. Noi abbiamo Sì, poi ci sono anche altre prenotazioni, quindi invito chi poi vuole aggiungersi per delle domande. Volevo aggiungere una cosa, abbiamo osservato che praticamente al bilancio sugli ultimi anni c'è una diminuzione dei rifiuti solidi urbani e un aumento dei rifiuti solidi industriali come quote, diciamo, di fatturato. Sì. E ci chiediamo se... Sì, mi sente. Si ripetono casi, se si sono ripetuti casi in cui siamo andati a bruciare rifiuti solidi urbani non del consorzio, anche durante gli ultimi mesi, perché vogliamo sapere se continuiamo, se bruciamo il consorzio, se sono verificati altri casi. Semplicemente per noi è un'informazione, magari alla gente interessa un po' di più. Come Movimento 5 Stelle per noi bruciare, se si brucia va bene, bruciare tutto, tanto per noi non va bene bruciare. Però ecco, per chiarezza magari nei confronti appunto della cittadinanza, sapere se stiamo bruciando anche rifiuti solidi urbani
fuori, e ovviamente se dobbiamo farlo per legge, perché magari in certi casi si deve, col mutuo aiuto, eccetera. Diciamo che questo mi fa, potrebbe essere in realtà rifarsi a quel discorso dell'anno scorso che è successo, in cui noi abbiamo provato a smaltire un paio di camion di una società che arrivavano da un comune, dal comune di Napoli, dal comune di Vico. Però è stata una cosa sporadica, perché la regione più di una volta, quando c'era il rischio di emergenza, invitava tutte le società lombarde ad attivarsi. Quindi in quell'occasione, per esempio, che è stata una cosa che si è venuta da sola, abbiamo voluto verificare che questi due tipi di rifiuti, che tra l'altro erano già filtrati, quindi erano dei rifiuti già controllati, non erano da raccolto, poi magari il direttore meglio di me ne potrà spiegare. Ecco, cosa succede? Nel frattempo noi probabilmente ogni tanto, quando c'è carenza di rifiuti, che può capitare, specialmente in determinati momenti dell'anno, diciamo qualche società, qualche della zona che raccoglie i rifiuti nella provincia di Varese, sporadicamente ogni tanto noi possiamo smaltire eventualmente qualche impropriamente dico qualche camionata, però in realtà noi ci basiamo esclusivamente su quello che viene raccolto dai 27 comuni, 27 che uno dei comuni soci non smaltisce qua, ma va direttamente in discarica. Oltretutto a noi questo quello è quanto oggi succede o è successo. Per il futuro, voi sapete che timori, oggi c'è una ricerca del rifiuto abbastanza concreta sul territorio, per due motivi. Vuoi la raccolta differenziata che sta dando i suoi frutti, per esempio mi risulta che Milano parta a distanza tanti anni rispetto, per esempio, a quello di Sassizio, con la raccolta differenziata dell'umido. Stiano facendo in questi giorni dei tentativi in determinate zone, stanno differenziando, dovrebbe andare a regime nel 2013. Quindi è chiaro che a fronte di questa diminuzione vuol dire che una raccolta differenziata molto molto spinta, e a fronte anche di una crisi sociale che noi la vediamo anche nella contrazione dei rifiuti nei singoli comuni. Per esempio, quest'estate ci siamo accorti che non c'è stato quel calo culturale previsto nei mesi d'agosto degli anni precedenti. È significativo che questa crisi ha indotto anche più gente a venire a casa o a crociare in breve periodo di vacanze. Quindi questo si avverte anche nei rifiuti. A noi tutto sommato, in questo momento in cui dobbiamo accingerci a un revamping, questa situazione non ci fa male, perché con revamping noi si è pensato di mantenere, di fare l'intervento mantenendo sempre almeno una linea, perché intervenendo su quell'altra, l'altra deve funzionare. Quindi questa diminuzione per il momento verrà superata da quello che i comuni oggi è sufficiente per il mantenimento di una linea. In ogni modo abbiamo dei contratti noi con società terze con cui siamo consorziate di poter far smaltire da queste società quello che noi non riusciremo a smaltire nel momento in cui ci affreschiamo a fare questi interventi. Voi mi dite, vabbè, ma fino ad oggi avevate due linee. Sì, fino ad oggi avevamo due linee, ma purtroppo, visto anche la necessità delle due linee, uno abbiamo dovuto anticipare un'opera che era la linea 2, quello che riguarda la caldaia prodotta della linea 2, ma sulla linea 1 quest'anno abbiamo già avuto 4 fermi. Un fermo di una linea è un mese e mezzo, proprio perché ormai sta lasciando le cuoia, come si suol dire, non è più in grado di produrre. E quindi tutto sommato, in questo momento in cui sì, è carente il rifiuto, però forse oggi è carente anche il nostro impianto, su una funzionalità prevista dei 365 giorni abbiamo delle carenze. E soprattutto in previsione, adesso
gennaio cominciare a intervenire prima di tutto sulla linea 1 dove abbiamo grosse difficoltà, tutto sommato non ci fa, per noi non è un grosso problema, perché abbiamo previsto questo minore utilizzo di, ci fa anche comodo, perché a questo punto avremo meno problemi per poter rivolgerci alle società concordate, alle società con cui abbiamo questo contratto di... D'altra parte queste società, noi vediamo quando ogni tanto fanno qualche manutenzione, a loro volta si rivolgono, si sono rivolti in passato a noi, quindi abbiamo anche smaltito sempre per questi contratti qualcosa di qualche impianto vicino a noi, ecco. Oggi ho bisogno, do io, domani hai bisogno tu, smaltisco io per conto tuo a prezzi che sono già concordati, siamo 10 impianti in tutta la provincia lì, in tutta la regione Lombardia. Ok, io ho soltanto la prenotazione del consigliere Rossi, tenete presente che poi c'è anche la mozione, sempre afferente ad Acam. Io sarò rapidissimo, se fossi stato l'interrogante risponderei che sono soddisfatto, non sono l'interrogante, ringrazio però il Presidente e il Direttore Generale per le notizie che hanno dato. E oltre al ringraziamento vorrei scusarmi perché... noi siamo molto solleciti nel chiedere le cose, ma siamo poco solleciti nel farle. Per esempio, avevamo richiesto di venire a vedere l'impianto e non ci siamo coordinati. Sarebbe stato bello se fossimo andati a vedere l'impianto, oggi avremmo capito meglio qual era il forno entrando a sinistra e il camino entrando a destra, eccetera. Quindi chiedo scusa, però chiedo anche che ci si organizzi per andare a vedere. E dico subito che quando saremo là a vedere io chiederò un'informazione se sarà possibile che voi, Presidente, Direttore Generale, possiate darmi. Come potremmo organizzarci per ridurre ulteriormente la quantità di incenerimento? Cioè, quali sono i suggerimenti che voi che lavorate sul campo potete dare ai comuni per incrementare ancora di più la raccolta differenziata? Preparate il compitino a casa che quando andremo là vi interrogherò. Io non so se verrà anche Sua Eminenza il Sindaco a fare la visita, mi auguro di sì. Se non dovesse, però, se non dovesse venire, verrà il vicario episcopale, non sa predicare altrettanto bene, ma comunque sarà gradita anche la sua presenza. L'importante è scusarmi che non siamo venuti. Grazie. Grazie, aspettiamo un vostro invito magari sabato mattina. L'ho già fatto l'invito la volta scorsa. Io era l'altro. Va bene. Ringraziamo allora per la disponibilità. Grazie. A questo punto volevo dirvi che domenica, l'anno scorso abbiamo mandato della documentazione, ma poi il tempo non ci è stato amico e abbiamo dovuto sospendere quella manifestazione voluta anche diciamo, dal rione di Borsano. Domenica è previsto tra le 15:30, parrocchia di Borsano, domenica è prevista una camminata dove sono previsti più di 100 persone, ci hanno detto, e verranno a fare con tutti i ragazzini e i ragazzi, abbiamo previsto una visita minima dell'impianto e una merenda per tutti i ragazzi che vengono, una cosa molto 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 semplice, però ci siamo contenti che ci sia la possibilità, quindi se volete, se siete in giro, se non ci sono le partite, ci fa molto piacere, ci farà molto piacere la vostra partecipazione. Diciamo, infatti più che altro io non ho dato notizia perché è un discorso relativo alla parrocchia, all'impianto, alla camminata, alla passeggiata, cioè non sicuramente non ho. Però visto che almeno i presenti, se qualcuno fosse, avesse voglia di partecipare, una prima visita noi la organizziamo già domenica. No, assolutamente, anche perché è molto difficile. Grazie. Allora, passiamo adesso alla mozione, sempre Sablic. Vabbè, la mozione la riassumo in poche parole. Diciamo, noi vorremmo che le assemblee vengano riaperte al pubblico e poter firmare.
più volte è stato chiesto da noi, ma è stato insomma chiesto anche da altri consiglieri, diciamo, a noi non piace molto questa gestione chiusa della società. Poi quando chiediamo le cose, per carità, le risposte ci vengono date, però la percezione del clima e di alcune realtà interne a una società, secondo noi, si hanno molto di più partecipando e vedendo appunto come si svolgono i lavori di consiglio quando è possibile. La precedente amministrazione lo faceva, quindi adesso chiediamo che il sindaco si impegni, no, se chiaramente l'amministrazione resta sempre la stessa idea, chiediamo che il sindaco si impegni affinché appunto ci sia questa possibilità di assistere ai consigli di amministrazione, quelli diciamo fondamentali. Peraltro non è Acam detenuta al 100% dal comune di Busto, quindi questo il sindaco non è che può fare granché. Tempi fa era fatta una delibera che dava un certo mandato al sindaco, però a noi non è stato concesso di fare una delibera per questioni tecniche, per cui facciamo una mozione. Tempi fa era stata data una delibera affinché il sindaco si muovesse non sul discorso della telecamera, per portare appunto in ACAM determinate questioni. Quindi noi chiediamo appunto che il sindaco si faccia carico, se chiaramente il consiglio lo ritiene e lui nella sua persona vuole portare avanti questa cosa, di una maggiore trasparenza verso il pubblico, verso i cittadini. Grazie. Dovrebbe rispondere il sindaco, vabbè, no, poi questa la mozione andrà in consiglio, se no. Però potrebbe anche. Se volete sapere il mio parere, secondo me il mio parere è che questa assemblea di consiglio di sezione, neanche a parlarla perché è un organo tecnico che delibera, e quindi invece là dove sono presenti i soci, questa è la mia posizione personale. Io non sono d'accordo per quali motivi, non per mancata trasparenza, perché questo assolutamente, voi vedete che quando ci convocate noi veniamo, rispondiamo. Quali sono gli elementi? Non vi sfugge niente, noi abbiamo sul sito tutti gli elementi principali che sono i dati delle missioni, che secondo me è quello molto importante per noi e per voi che andate a leggere. Noi aspettiamo il tempo reale, Noi stiamo aspettando il tempo reale per le missioni. Sul sito ci sono i dati, ma il tempo reale che è previsto da anni non viene ancora dato ai cittadini. Voi sapete che ancora oggi, tramite il sistema lì dello SME, abbiamo anche il controllo direttamente con la Regione Lombardia. Quindi siamo e siete, e anch'io come cittadino, molto più tutelati perché c'è questa doppia vedute. Per quanto riguarda i dati di bilancio, allora io faccio. Il mio lavoro di bilanci faccio, quindi voi avete la massima trasparenza sui conti correnti. I bilanci vengono pubblicati nell'ambito del commercio, con tutte le relazioni, quindi anche da quel lato lì avete una pubblicità a 360 gradi. In realtà, poi non ultimo, voi avete anche come consiglieri, se quello che posso intravedere è che voi avete il sindaco che vi rappresenta e l'assessore con delega. E io vedo che quando mi viene richiesto tramite le commissioni eccetera, siamo subito sensibilizzati, o anche determinate richieste che voi fate, noi rispondiamo alle varie amministrazioni, perché voi parlate di Busto Arsizio, che è il 19, però voi sapete che abbiamo a che fare con 27 comuni. Fare un'assemblea aperta, una media di 30 consiglieri per comune, vuol dire andare allo stadio a poterle sviluppare. Poi magari vengono 15 consiglieri invece che 600 e passa, però non è neanche possibile gestire una cosa di questo genere. E infine la segretezza di alcuni argomenti che alla fine, se realizzati, vengono messi a disposizione e li ritrovate sui bilanci, sulle missioni, sulle stesse informative che vi dà il sindaco. Io non sono uno che va tirando i giorni sui giornali quello che stiamo facendo, e spero che domani ci siano i risultati che possano avvallare certi tipi di politica. Ecco. E quindi io dal punto di vista, da tecnico, dico che anche sulla segretezza delle assemblee
è un punto secondo me molto molto rilevante, a cui il sindaco non è, devono per forza, ma non il sindaco di Busto, tutti i sindaci, devo tenerne presente. Noi da quest'anno abbiamo sistemato anche la nostra sala consigliare, che se avete occasione chi è venuto a vederla, e quindi quest'anno abbiamo approvato anche il bilancio alla, direttamente in sede. Non ci sono state altre assemblee, se no l'avevate saputo proprio dai vostri rappresentanti in assemblea. Noi quest'anno, rispetto all'anno scorso, abbiamo approvato il bilancio. Tutto quello che era stato impostato erano le precedenti assemblee che vi erano state illustrate, il discorso del revamping, che vi erano state illustrate nella precedente commissione. Quindi è chiaro che la chiarezza fa magari più comodo a noi per poter metterci anche domani. Prego, vice sindaco. Grazie, ringrazio anche il consigliere Diacono della chiarezza. Come è stato detto prima, innanzitutto il sindaco di Busto non è un co-socio, per cui può avere anche a cuore l'apertura dell'assemblea, ma se gli altri sindaci ritengono che queste assemblee debbano essere chiuse, non penso che, nonostante la grandezza del nostro sindaco, si possa imporre su questo. Il dato reale è, secondo me, è proprio quello, il dato sensibile, nel senso che nelle assemblee vengono anche fatte delle valutazioni, delle scelte societarie che vanno a incidere sulla società e sul futuro della società, che forse sarebbe opportuno che rimanessero nell'ambito dell'assemblea. Non che la presenza di altri soggetti possa creare problemi, però stiamo parlando di una società che gestisce un impianto, che vuol dire che riceve soldi pubblici per essere gestito, quindi c'è un minimo, voglio dire, anche di riservatezza, per cui posso capire questa voglia di trasparenza, però, come ha ricordato il Presidente, mi sembra che il massimo di azioni di trasparenza si sono messe in campo. Probabilmente qualcosa si potrà migliorare andando avanti anche con l'intervento di Revampi, magari pensando anche a qualcosa di più, per dare possibilità a chiunque vuole, non solo ai consiglieri comunali, a chiunque vuole, di avere informazioni in tempo reale. Per cui il parere della Giunta su questo ritengo che sia, anche per una questione di non titolarità completa di questa possibilità, negativo. Ok, se ci sono altri interventi, perché poi sì, dobbiamo... Prima di votare, volevo solo replicare, diciamo, il consiglio di amministrazione precedente lo faceva, appunto, basta, quindi lo faceva. In genere il Presidente che toglie la parola al consigliere, in questo caso è il contrario, va bene. Allora, stavo dicendo, se ci sono altri interventi, perché poi ricordo che la mozione va votata in commissione, quindi questa sera. Grazie Presidente. No, solo per esprimere anch'io, rispetto alla mozione di Sablice, una parte sulla quale, per una parte, io sono d'accordo. L'avevo già detto nel precedente incontro al Presidente, non ho capito questa nuova modalità di chiudere l'Assemblea, perché sicuramente ci sono argomenti sensibili sui quali l'Assemblea può decidere, come fa il Consiglio Comunale, di lavorare a porte chiuse, e questo è un diritto da parte dell'Assemblea dei Soci. Ma secondo me il fatto di non essere stati capaci politicamente di gestire nei passati anni argomenti e discussioni che su ACAM hanno portato anche il pubblico qualche volta ad esagerare, questo non è una giustificazione rispetto al fatto che l'Assemblea dei Soci e chi rappresenta la sua amministrazione, l'Assemblea dei Soci, non abbia la capacità di essere così trasparente, di partecipare a un'assemblea e far sentire la sua voce a chi del pubblico, perché non stiamo parlando di un pubblico che partecipa all'assemblea, stiamo parlando di un pubblico che ascolta. E quindi secondo me è un'opportunità che va data, come noi consiglieri comunali diamo l'opportunità di far sentire la nostra voce e di esprimere giudizi personali e non rispetto a delle decisioni che andiamo a prendere. Altro è ovviamente la questione del CDA, che sicuramente non può essere un luogo, non dico trasparente, sicuramente trasparente perché i dati vengono pubblicati, ma alcune decisioni comportano anche delle ricadute economiche molto delicate, e quindi su quello no. Però io sul discorso dell'assemblea chiederei comunque all'amministrazione comunale sicuramente di essere portavoce di questo, perché darebbe comunque un segnale di sensibilità
rispetto a un argomento che vede il nostro territorio al di là delle quote azionarie, ma ovviamente attore principale. Dall'altra parte chiederei al Presidente Antonelli, che so comunque sensibile rispetto all'argomento, di fare una valutazione rispetto alle varie assemblee o alle assemblee che si faranno e valutare rispetto all'argomento la possibilità di aprire, perché sarebbe un gesto importante che darebbe e riapproprierebbe la città comunque di un argomento, di un problema sul quale le decisioni sono state prese, il Consiglio Comunale ha preso decisioni importanti del quale si è assunto la responsabilità, anzi l'ultima convenzione è stata una decisione importantissima che ha avuto delle ricadute fondamentali, e su questo non vedo perché un'assemblea dei soci non debba comportarsi di conseguenza come il nostro Consiglio Comunale. Noi abbiamo avuto il coraggio, responsabilità, penso che questa debba anche essere da parte dell'assemblea dei soci. Grazie. Consigliere Cirigliano. Grazie Presidente, infatti rimango anch'io spiazzato soprattutto dal fatto che nel momento in cui la precedente amministrazione si comportava in maniera diversa la cosa è fattibile, quindi capisco la posizione di Savici e condivido, perché se fosse una cosa che mai si è potuta verificare allora sarebbe molto più sostenibile, però nel momento in cui una stessa cosa in alcuni momenti si verifica e in altri no, allora uno motiva dando delle motivazioni che non possono essere diventate più serie a distanza del tempo, cioè ci deve essere qualcos'altro o altrimenti uno giustamente dice prima si faceva, perché non lo si fa più. Dall'altra parte in un parallelismo rispetto a quanto ha detto il Presidente Antonelli sul fatto dei 27 comuni, che se poi vengono i 600 consiglieri bisognerebbe andare in uno stadio, ma è la stessa logica che secondo me c'è in un consiglio comunale. Cioè il Consiglio Comunale è aperto alla cittadinanza, ma mai nessuno si è posto il problema, verranno 82.000 persone, però tecnicamente potrebbero venire 82.000 persone e quindi lo stadio dovrebbe essere grande, perché non potremmo neanche andare allo Speroni a fare il Consiglio Comunale. Quindi il fatto di, tra virgolette, giocare sui numeri, bisogna poi essere realisti sul fatto che tutti sappiamo che determinati temi non interessano a tutti, questo pericolo non c'è, però nella logica di un senso di trasparenza piuttosto che della possibilità che può essere data al cittadino, io credo che la mozione di Savic stia in piedi. Diverso è, ma è già emerso, quello che può essere un discorso di CDA che è paragonabile ai lavori di giunta, per esempio, che quelli non sono aperti, ma le commissioni sì. Quindi io credo che la mozione di Savic stia in piedi e abbia un senso, perché da questa parte è comunque stato detto che invece determinati altri momenti invece no, magari è più giusto viverli come già avviene, però alla base è lo spiazzamento nel dire prima succedeva, adesso non succede più. Grazie. Allora, l'ultimo, anche, allora, consigliere Lattuada, consigliera Adatta, poi non ci sono altri interventi e quindi procederemo alla votazione. Sì, allora, secondo me non regge moltissimo il parallelo dell'apertura del Consiglio Comunale di Acam, perché mentre chiaramente il Consiglio Comunale è un luogo eminentemente politico, Acam, pur essendo un'azienda di interesse pubblico, è un'azienda. Quindi riesco anche a comprendere un po' il modo di ragionare del Presidente, che è più, diciamo, da Presidente di un'azienda, quindi di un ente che svolge il suo ruolo pubblico, ma comunque deve produrre dei servizi, dei bilanci che stanno eminentemente all'interno dell'economia. Quindi riesco anche a capire questa, cioè nel senso questa sua impostazione, che è sicuramente differente rispetto alle precedenti gestioni, probabilmente perché è un'impostazione più aziendalista, su questo si può essere più o meno d'accordo, ma riesco anche a comprenderla. Capisco che ci sia su questo tema una necessità di trasparenza, chiaro, è un tema che sconta in tutti i sensi, quindi è giusto che ci sia una forte attenzione, per l'amor di Dio ci mancherebbe. Però la mozione mi sembra, come direbbe il nostro Presidente, ultronea, nel senso che abbiamo qua il Presidente, diciamo io al Presidente, che è persona comunque senz'altro di buon senso, se no non sarebbe stato messo in questo chiaro. No? E quindi,
Io sarei più per un invito diretto al Presidente, cioè se ci sarà le condizioni, ma si tratteranno argomenti particolarmente pericolosi, insomma, che non possono essere divulgati, insomma, chiediamogli di fare uno sforzo, per esempio, perlomeno, non so, l'assemblea del bilancio mi sembrerebbe abbastanza semplice, visto che poi il bilancio è pubblico. Ecco, magari in questa occasione tener conto magari di questa indicazione, evitando poi di mettere il sindaco in una situazione dove deve andare lui a chiedere di aprire lì. Cioè, ecco, mi sembrerebbe più ragionevole. Oltretutto, mi ricollego anche alla necessità di visita, di apertura. Io volevo vederlo, l'impianto, ho fatto il dottor Antonelli, sono andato là, me l'ha fatto vedere, ho fatto vedere tutto, mi ha presentato e via dicendo. Quindi, diciamo, questa trasparenza, nel senso, io ho provato a toccarla con mano, nel senso, non quindi eviterei e magari farei direttamente, lo faccio in questo momento, l'invito ad aprire quando è possibile e quando si ritiene opportuno e ci sono le condizioni ideali. Grazie. Grazie. No, anch'io volevo brevemente inserire questo problema. Secondo me rischiamo di giocare adesso il rimbalzo, cioè il sindaco si deve muovere, il presidente può assumere già una sua propria iniziativa. Il problema è che il nostro sindaco e magari anche il presidente, se fossero di questa opinione, potrebbero agire nei confronti anche sensibilizzazione degli altri sindaci. Tenuto conto che se poi le assemblee sono quelle che sono, possono essere fatte all'acqua, non saranno sicuramente mega partecipate, noi non saremmo d'accordo sulla ripresa delle assemblee stesse. Io direi che una partecipazione delle persone interessate può essere una cosa, la ripresa che poi può essere anche ad un certo punto vista ma interpretata in maniera diversa, direi che non mi pare opportuna. Però questa sai, cioè uno ha, sai, io ho la mia supposta ripresa o trasmissione. Vabbè, però intanto io non lo so chi lo, cioè voglio dire, lo fanno comunque delle persone private che lo facciano senza tagli, me lo dicono, poi io non so se lo fanno veramente o no. Direi che qui si tratta di partecipazione personale di chi soprattutto amministra e vuole venire a sentire. Credo che sia una cosa che si possa fare e al limite si può chiedere al nostro sindaco, perché noi non abbiamo la possibilità di intervenire, sappiamo che il Presidente Antonelli è molto però attento a queste cose, di intervenire dando a lei una sollecitazione, noi dobbiamo intervenire dando la sollecitazione al nostro sindaco, al limite non perché le assemblee possono essere aperte, ma perché si faccia portavoce di questa istanza con gli altri sindaci. Credo che sia questo poi il testo della mozione e si possa essere modificato in questo senso e non altrimenti. Poi se anche il Presidente potrà essere d'accordo, evidentemente siamo sulla buona strada. Mi pare, come dire, pleonastico ribadire che è assolutamente fuori discussione che il CDA non sia, credo non sia neanche possibile a norma di legge, che il CDA possa essere aperto al pubblico. Se si potesse fare, soprattutto in determinati momenti, un'apertura di questo genere, credo che sia importante, magari mettendo delle regole, cioè evitando che che il pubblico presente possa prodursi in baccano, in disturbo o quant'altro. Do la parola al Presidente Antonelli perché me l'ha chiesta, perché forse voleva intervenire su questa sollecitazione. Io sicuramente riporterò al Consiglio di Amministrazione i vostri inviti. Ultimamente anche gli ultimi due interventi direi hanno riqualificato questo tipo di partecipazione. Io prima ho detto che noi, dall'ultima volta che ci siamo visti in commissione, l'unica assemblea che ho fatto è quella di approvazione del bilancio. Se il bilancio poteva essere un motivo all'approvazione del bilancio, magari per poter aprire o riaprire, ma io ritengo di essere talmente trasparente, ma anche nei dati che noi trasmettiamo tramite il sito, tramite l'amministrazione, tramite i dati sul bilancio, che secondo me non è necessario. Però se si vuole, certamente anche visto una partecipazione anche per un grande interesse, io adesso riferirò al Consiglio, specialmente su alcune tematiche. Quindi magari io accolgo quello del Consiglio, ma forse quello del Consiglio per fare il
bilancio, la sindaca del bilancio, forse è più facile, perché immediatamente 20 giorni dopo è pubblicato, quindi non ho ritenuto di intervenire, che è molto tecnico e sono dati perseguibili su una relazione, però sicuramente se ci fossero degli argomenti tali da comportare, soprattutto per gusto, io ho i limiti con delle regole, perché le regole sono sempre importanti anche per stabilire, sicuramente vi farò portatore di questo vostro richiesto. Dunque, ha chiesto la parola il vice sindaco. Sì, grazie. Io ho ascoltato con attenzione gli interventi che sono stati fatti. Allora, non ritengo sia inopportuno, come dire, dare mandato al sindaco affinché si faccia portavoce di questa richiesta. Mi sembra che però votare una mozione con quello scopo sia un votare un documento che potrebbe avere comunque un riscontro negativo, nel senso che il sindaco può andare a picchiare i pugni dove vuole, ma se gli altri sindaci tutti assieme dicono no, non ci interessa, andiamo avanti così, vabbè. Per cui se fosse possibile trasformarla come raccomandazione nei confronti del sindaco, non penso ci sia nessun tipo di problema. Ho visto che poi la mozione ha comunque due punti, per cui magari la prima parte la trasformerei in una raccomandazione, se fosse possibile, e su questo penso non ci siano grossi problemi. Deve dirlo il proponente. No, se vogliamo trasformiamola in due mozioni. Una mozione chiede al sindaco di impegnarsi, la seconda chiede anche le videoriprese. Quindi se poi il sindaco si impegna, riesce, è facile, verrà a riferire che non ci è riuscito, ma per me resta una mozione. Cioè, comunque provare a votare qualcosa in consiglio. Cosa facciamo adesso? Avete due mozioni, così si può votare la prima e la seconda separata. Allora la votiamo la stessa mozione su parti separate. Per sì, parti separate. Sì. Come se è una mozione con due. Allora, c'è stata una richiesta. Scusa, non t'ho visto, Però se l'esigenza è quella di informare anche i cittadini o comunque i consiglieri comunali rispetto all'attività dell'assemblea, basterebbe semplicemente trasmettere un verbale finale con le parti maggiormente sensibili e problematiche dal punto di vista della visibilità e si rimuove, in questo modo si informa. Allora, comunque c'è una volontà da parte del Presidente, mi sembra che l'abbia espresso in maniera chiara, di farsi portavoce nel CDA, insomma, per una apertura al pubblico. Quindi io adesso chiedo questo, perché dobbiamo giungere al termine del punto. La prima, se il proponente desidera, la possiamo trasformare in raccomandazione? No, la stessa mozione su parti separate, altrimenti stracciamone quei due. O si vota questa su parti separate. Ora votiamo questa, una volta di più. Okay. E allora le votiamo tutte e due, va bene. Allora, votiamo la prima parte, si adoperino perché l'apertura al pubblico. No. È appena detto una roba. Ma intanto chiedo però di utilizzare un minimo di buon senso. Allora, viene fatta una richiesta da un consigliere su una mozione, che secondo me è un punto di domanda, nel senso che se il sindaco fosse il socio unico di Acam, allora io posso capire che ci sta una mozione, ma il sindaco non è il socio unico di Acam. Allora dico, secondo me, stralciamo la prima parte della mozione e trasformiamo quell'intento e raccomandazione affinché il sindaco si faccia carico, come si fa il presidente, di chiedere al consiglio di amministrazione di poter aprire le porte agli altri, che mi sembra una mediazione di buon senso. Però io non vado a darmi un parere positivo su una mozione che vuole dire, è come se io vado a dire al mio sindaco ti obbligo ad andare all'ASL e picchiare i pugni contro il tavolo perché qua voglio che ne so. Cioè, siamo non è un obbligo, perché altrimenti sarebbe una delibera. Se fosse un obbligo, sarebbe una delibera. Sì, ma io voglio capire, consigliere, se il sindaco non riesce, se il tuo obiettivo è quello di avere il risultato finale o quello di dire io ho presentato la cosa e mi hanno bocciato la mozione, perché allora è anche una questione di opportunità. Io sto dicendo che se è anche una questione di opportunità, di buon senso e di serietà. Posso parlare? Sì. Se il sindaco si impegna, io penso che possa raggiungere dei buoni risultati. Do per scontato che possa anche non raggiungerlo, visto che non ha la maggioranza, eccetera, eccetera, no?
però secondo me se si impegna magari riesce a raggiungere il risultato, se non ci riesce va bene, ne prenderemo atto, no? Ma sono stufo di trasformare emozioni in raccomandazioni, perché in questo consiglio comunale si fa sempre così. Consigliere Rossi, poi dobbiamo votare. E io non voterò la prima parte della mozione per due motivi. Prima, perché gradirei che si rispettassero sempre le regole. Se noi abbiamo costituito una SPA, le regole della SPA sono queste: se non ritrasformiamole, che facciamo un ente pubblico dove tutti possono partecipare. E quindi non la voterò. Secondo, non la voto perché mi sembrerebbe un atto di disprezzo, uso una parola pesante, nei confronti del Presidente Antonelli, che due minuti fa si è impegnato a portare in Consiglio di Amministrazione la proposta. Allora lasciamola come raccomandazione, lasciamola come volete voi, vediamo se il Presidente, io non ho dubbio che il Presidente Antonelli manterrà il suo impegno, l'ho ringraziato prima per una cosa che non abbiamo mantenuto noi, quindi la porterà in Consiglio di Amministrazione e ci darà una risposta. Sempre tenendo presente che le regole del gioco vanno rispettate, perché io pretendo il rispetto del Consiglio Comunale e preferisco che gli altri rispettino le loro regole. Quindi io non voterò a favore di questa mozione. Mariani? Ma rispetto alla discussione che c'è stata e agli impegni presi, soprattutto in considerazione anche della riflessione che faceva il Presidente, che fino all'altra volta era molto più titubante ed era stato molto più deciso nella risposta. Penso che si possa accogliere la volontà sia dell'amministrazione che del Presidente, che poi vengono verbalizzate, perché alla fine questa seduta verrà verbalizzata, i testi sono disponibili per tutti e quindi c'è un impegno formale. A questo punto il voto mi sembra veramente ininfluente rispetto a quello che si vuole ottenere. Se invece si rischia di far giocare la partita per poi perderla, vabbè, allora è inutile stare qui a lavorare per l'obiettivo. Va bene, allora procediamo alla votazione per parti separate a questo punto. Allora, il primo punto, primo comma, si adoperino perché l'apertura al pubblico delle sedute venga discussa e decisa all'inizio assemblea come nella precedente gestione Cicero. Allora, i favorevoli? Ok, va bene. I contrari? Gli astenuti? Ok. Ha preso nota? Rifacciamo. Sono gli astenuti alzino la mano. Gli astenuti alzino gli astenuti. Sì, ma è passata la maggioranza. No, visto la ERCA. Se la votiamo basta, la votiamo basta. Ok. Il secondo punto, si adoperino contemporaneamente perché oltre all'apertura al pubblico venga concessa anche la possibilità di ripresa video e o streaming. I favorevoli? I contrari? Gli astenuti? Ok. Punto la votiamo per parti separate, basta, cioè non possiamo votare la mozione per se stessa. Il consiglio sta dicendo, scusate. Dobbiamo rifare la mozione. Allora, rifacciamo il favorevole. Allora, ringraziamo e congediamo il presidente di Alcamo Roberto Antonelli e il direttore. Grazie per essere stati con noi.
Ok, adesso passiamo all'altra interrogazione, a risposta orale, sempre Sardice, sul teleriscaldamento. Come avete potuto vedere, c'è il presidente di Agisp Energia Basalari, il direttore Carraro e anche altre numerose persone dello staff. Per una questione di maggiore trasparenza e preparazione dei consiglieri, avete ricevuto le slide, giusto? Allora, chiedo chi non avesse ricevuto le slide. Non le hai ricevute? Beh, ti ne do una copia, guarda, ne ho fatte due copie. Ah, ok. Allora, se le avete ricevute, penso, credo che le abbiate anche lette. Quindi, comunque do la parola a Sardice per l'illustrazione dell'interrogazione. Poi se le avete lette... Sì, non voglio infatti, prendere tanto tempo, perché praticamente le slide rispondono a tutti i punti, che abbiamo richiesto, per cui magari seguiamo la presentazione e poi se possiamo facciamo qualche altra domanda. È inutile che io rifaccia le domande perché i vari punti sono tutti argomentati nelle slide, quindi questa presentazione spiega lo stato del progetto, i finanziamenti e tutto quanto, e alla fine eventualmente se possiamo qualche altra domanda. Ovviamente, grazie. Certo che sì. Allora, do la parola alla Presidente Basalari. Buonasera a tutti. Mi sembra corretto presentare le altre due persone che sono sedute qui con noi, uno l'ingegnere Fabio Bandera, che è responsabile rete infrastrutture di Agisp Energia, e la responsabile commerciale, la signora Paola Galeazzi, in modo che se ci fosse qualche domanda un po' più particolare rispetto alla presentazione, abbiamo già qua le persone che possono rispondere. Allora, abbiamo fatto una presentazione abbastanza articolata. Allora, visto che è lunga, io tralascerei il progetto iniziale, perché è quel progetto che in realtà è stato leggermente modificato. Andrei direttamente al progetto realizzato. Tocco velocemente i punti, dopodiché siamo a disposizione del consigliere per tutte le integrazioni del caso. Allora, la centrale per riscaldamento è stata avviata il 10 settembre del 2010. E allo stato attuale sono già stati fondati 7,5 km di rete. Abbiamo già allacciato ben 60 edifici, tra edifici pubblici e edifici privati. Dopodiché, io vado un po' veloce, Gianfranco. Ecco, dopodiché abbiamo la slide successiva in cui praticamente c'è proprio la mappatura degli edifici pubblici e privati che sono stati allacciati. Dopodiché la slide successiva parla invece proprio della linea 1, della rete già posata della linea 1, che rispetto al progetto iniziale, che è quello evidenziato in giallo, ci sono state alcune modifiche che mi permetto di spiegarvi il perché. A nord praticamente abbiamo tralasciato gli interventi in via Pozzi e piazza Vittorio Emanuele, perché con gli interventi che si sono fermati per un po' di mesi, sono appena ripartiti di piazza Vittorio Emanuele, abbiamo preferito postare questa parte di investimento sulla parte di via Rissoni, via Miani. Dopodiché la parte invece a sud, che abbiamo tralasciato in giallo, è la parte delle Ferrovie Nord, perché anche qui è un progetto che doveva partire a suo tempo, in realtà è ancora fermo, e quindi anche lì abbiamo pensato al momento di non fare grossi investimenti per un tratto che al momento non è ancora usufruibile. In più abbiamo a sinistra, abbiamo invece la parte di Viale Sicilia, un altro tratto che al momento è rimasto in stand-by perché c'è stata praticamente poca adesione, quindi l'investimento non giustificava gli allacci eventualmente poi contrattualizzati. Dopodiché io passerei invece al progetto per il 2013. Allora, voglio fare una promessa. Nel 2012 abbiamo un po', fermato l'investimento della rete. Questo perché? Perché c'è necessità di ottimizzare la rete già posata. Invece nel 2013, come poi è specificato meno nelle slide successive, abbiamo necessità di portare a compimento il famoso
finanziamento che praticamente scade a giugno del 2013, quindi in accordo con varie riunioni con l'amministrazione comunale si è deciso di fare questo investimento lungo la via Mameli per il 2013, perché è un percorso veramente molto interessante con parecchie utenze già praticamente pronte ad allacciarsi domani mattina. Dopodiché il grafico successivo spiega un attimino come è stato l'andamento di degli investimenti fatti finora. Allora, siamo partiti col progetto iniziale con un rientro dell'investimento a 18 anni e mezzo. In realtà, con anche compresa la rete che andremo a realizzare nel 2013 via Mameli, e grazie poi anche agli scontistiche di gara che man mano abbiamo ottenuto, minori investimenti nella parte del 2012 che ho appena detto, praticamente l'investimento rientrerà in 13 anni e mezzo. Quindi siamo riusciti anche grazie ai gestori calore, perché sappiamo che a Busto, soprattutto i condomini, sono bene o male tutti condotti da società che fanno gestione calore, siamo riusciti con degli accordi che stiamo stipulando, diciamo, a fare un attimino capire che il futuro è il teleriscaldamento, anche perché, a qualcosa parentesi, già forniamo il gas a tutti questi stabili, cioè sono già stabili contrattualizzati la gas energia. Si cambia, passati dal gas passiamo al teleriscaldamento. Dopodiché entriamo nel merito degli investimenti fatti in questi già realizzati nel 2010 e nel 2011 per un totale, dato di bilancio, di 9.832.000 euro per portare a compimento tutta la linea 1. Praticamente, dopodiché queste sono, diciamo, previsioni di posto pieno, dopodiché si sa che con le gare la scontistica può sicuramente comprimere più o meno in modo pesante queste cifre, quindi un totale dell'investimento a completamento della linea 1 della rete del teleriscaldamento è circa intorno ai 15 milioni di euro. E quindi qui ritorniamo al fatto della previsione di 17 milioni e 8, quindi tralascerei questa parte. Le fonti del finanziamento, praticamente la società ha realizzato la prima parte degli investimenti in autofinanziamento, la presentazione così, giustamente utilizzando le spese finanziarie generate dagli utili sulla commercializzazione del gas che non sono stati distribuiti alla controllante AGESPA. Trattandosi di un progetto bancario, si potrà acquisire un capitale tramite una procedura di gara aperta che hanno coinvolto tre banche principali: Banca Infrastrutture e Sviluppo, Banca Nazionale del Lavoro e Banca Popolare di Milano. Il contratto è stato stipulato il 7 dicembre del 2011 per complessivi 10 milioni di euro, oltre la linea IVA 2-3. Considerato il momento economico non sicuramente favorevole, abbiamo deciso di praticamente mettere al sicuro gran parte del finanziamento già erogato, quindi 6 milioni che sono già stati erogati però per gli investimenti già effettuati. Praticamente abbiamo deciso di trasformare il tasso da tasso variabile per 4 milioni di euro in tasso fisso per tutta la durata dei 10 anni dell'investimento. Invece 2 milioni di euro si è deciso di lasciarli al momento, visto che i tassi sono buoni, lasciarli praticamente con tasso variabile, tasso libero. Questo è praticamente lo stato dell'arte attuale, il progetto dell'anno prossimo. Dopodiché, se mi è permesso, vorrei fare un picco invece sulle prospettive future, che a noi mi spiace che è andato via il presidente di ACAM, perché abbiamo avuto parecchie riunioni in merito sul discorso appunto del teleriscaldamento partendo da ACAM, perché ACAM è sicuramente una risorsa. Se si può utilizzare il calore emesso dai rifiuti che vengono smaltiti piuttosto che bruciare gas, sicuramente sia per l'ambiente, cioè ci sta. Dopodiché abbiamo a questo punto iniziato a fare una mappatura dell'ipotetica utenza. Allora, c'è un fattore negativo che non va nascosto, che ACAM è in un punto un po' veramente periferico, nel senso che c'è un bel tratto di strada che purtroppo rimane morto perché non ci sono utenze allacciabili. Dopodiché c'era da scegliere
decidiamo il percorso a Sacconago, io da Sinagina Doc avrei preferito, o il, praticamente il tratto B, chiamiamolo, che è Borsano, Borsano per ricongiungersi poi alla centrale del teleriscaldamento. Per ricordiamoci sempre che la rete va sempre inanellata, nel senso che deve comunque ricongiungersi sempre alla rete già posata per ottimizzare praticamente la potenza che è erogabile. E qui ci sono questi due, cioè il tratto 1, ripeto, l'abbiamo praticamente abbandonato subito perché purtroppo è messa con ago, non è appetibile, cioè nel senso l'investimento, se si potesse scegliere, lo so, però consigliere Mariano lo so, ma purtroppo bisogna poi guardare. Infatti io la prima mappatura l'ho fatta su Sacconago, se devo essere sincera, dopodiché bisogna anche arrendersi al fatto che non è così tanto appetibile, quindi abbiamo pensato al tratto 2. Dopodiché le idee sono belle, dopodiché però i progetti sono sicuramente progetti onerosi e di lunga durata, tanto è vero che si è ipotizzato che per poter anche iniziare a mettere le basi serie sulla disponibilità, cioè sul fatto di iniziare a mandare avanti i progetti su questo nuovo tratto importante, sicuramente ci sono questi quattro punti che sono imprescindibili. Il primo, la disponibilità di un finanziamento a fondo perduto che rientra praticamente nel famoso accordo quadro provincia, regione e comune di Busto, che da notte tempo se ne parla. Dopodiché il costo, perché noi teniamo sempre presente che la convenzione di Acam scade nel 2025, quindi qualsiasi investimento che si voglia fare su questo tratto di rete bisogna sempre pensare avere davanti il 2025, vuol dire che bisogna ammortizzare l'investimento in questo lasso di tempo, e ipotizzando questo valore al megawattora di 25, più si avvicina alla data del 2025, più questo, diciamo, questo importo si deve comprimere, se non si riesce poi a praticamente a sostenere l'investimento. E poi il terzo punto, che è, secondo me, quello più importante, è la disponibilità ora per allora di identificare un'area attiva adatta per poi praticamente costruire la centrale, perché qualora Acam nel 2025 chiudesse, abbiamo una rete che parte da Acam, è assolutamente indispensabile che ci sia già, cioè, la volontà di mettere a disposizione un'area per poter costruire. E dopodiché la disponibilità di AGESP nella gestione della proprietà dell'utilizzo delle risorse energetiche, perché sappiamo che Acam ha due forni e questi due forni a regime hanno una potenzialità molto alta, e quindi anche qui bisognerà decidere. Se il progetto andrà avanti, bisogna decidere se utilizzare un forno, tutti e due i forni, comunque, insomma, è un po' questo. Io avrei, spero di essere stata abbastanza veloce, se sono stata imprecisa scusatemi, comunque siamo qui a disposizione per eventuali approfondimenti che ritenete utili. Ringrazio la Presidente Pasolari per la sua gentilezza e il management di AGES, così come volevo ringraziare, vedo tra il pubblico anche i consiglieri di AGES, anche altri che sono andati via, volevo ringraziarli per la loro cortesia e la loro partecipazione. Lascio adesso spazio per interventi, domande, considerazioni, c'è già il consigliere Cirigliano che si è prenotato. Perfettamente ragione, chiedo venia, prima l'interrogante. Va bene, grazie Presidente. Dunque, una prima domanda era tra la prima e la seconda fase della linea 1, ho visto praticamente un dimezzamento proprio della potenza che si voleva erogare, no? Sia per quanto riguarda i megawattora termici che quelli elettrici, no? E quindi volevo un po' capire perché, questo è un discorso economico probabilmente, presumibilmente, perché i sistemi di teleriscaldamento hanno questo grossissimo impatto che è un costo elevatissimo e un tempo negli anni veramente lungo per rientrare nei costi, no? Adesso
vanno di moda, hanno una buona efficienza se le reti sono fatte bene e se i sistemi sono fatti bene, anche se in certi casi qualcuno parla di migliore, che sia meglio la microcogenerazione piuttosto che il teleriscaldamento centrale, no? Per cui praticamente fare dei tanti piccoli teleriscaldamenti in ogni condominio. In questo modo non si dipende da una rete complessa grande e quindi non c'è poi un monopolio tra 18 anni di chi avrà la gestione del calore. Poi si dice anche che non c'è il discorso dei pericoli delle fughe di gas, però uno ha in casa anche i fornelli, per cui questo discorso un po' lascia il tempo che trova. Ecco, poi volevo chiedere che cosa voleva dire ottimizzare invece la rete già posata, perché quindi vi ha dato probabilmente, cioè volevo sapere che cosa significa. E mi chiedevo anche tra 18 anni quali saranno le tecnologie. E una cosa che invece mi stupiva era che comunque, diciamo, veniva detto in una delle slide promozionali che chi si collegava al teleriscaldamento non aveva più bisogno di mettere i pannelli solari. Probabilmente si intendevano i pannelli solari termici, forse non quelli solari, però in un lucido dice chi si collega, se non mi sbaglio controlliamo subito, che non c'è più la necessità, no, di mettere i pannelli solari, perché mi sembra in questo caso un controsenso. Ci sono comunque tecnici che dicono, insomma, di stare molto attenti sul discorso del teleriscaldamento, specialmente per i costi, i lunghissimi investimenti e poi le tariffe, che alla fine, se con una buona caldaia di quelle di ultima concezione, diventano quasi paragonabili sotto certi aspetti. Grazie. Consigliere Cirillani. Grazie Presidente. Vabbè, per l'importanza del lavoro che ha illustrato il Presidente Basalari, per la quantità di soldi che vengono in qualche modo, che vengono comunicati per il periodo lunghissimo di cui stiamo parlando, è evidente che per rendere più serio e efficace, come credo vogliate anche voi, il dibattito, anche a noi ci deve essere data l'opportunità, non c'è nessuna paura o polemica, il poter andare ad analizzare il documento che abbiamo da qualche giorno. Quindi mi stavo confrontando anche con altri colleghi consiglieri, non si riesce a entrare nel merito già in questo momento per noi, che a differenza vostra invece ci vivete giornalmente sul progetto, sulle questioni. Quindi crediamo che questo argomento abbia essere ripreso anche nel futuro, perché qua vediamo date lunghissime, quindi cioè, avremo modo di riparlarne. Quello che però onestamente ci tenevo ad avere come risposta anche flash da una persona onestamente che ha poca competenza, quindi le valutazioni le farò fare da figure esterne. Quando la Presidente Basalari dice il futuro è il teleriscaldamento, come fosse unica fonte o metodo per appunto riscaldarsi o a livello energetico. Quindi se poteva, oltre che lanciare flash, il futuro è il teleriscaldamento, dirmi il perché. Perché io uscendo da qua, se qualcuno mi dice com'è andata la commissione, si parlava anche un po' del teleriscaldamento della città di Busto e tutto, vorrei magari iniziare già a dare qualche flash, quindi non solo lo slogan, perché uno slogan, il futuro è il teleriscaldamento, non lascia spazio a delle alternative che magari qualcuno potrebbe anche avere in mente. Grazie, naturalmente raccogliamo tutte le domande per poi un'unica replica finale. Consigliere Albertini. Sì, grazie. Innanzitutto volevo far presente, ma d'altra parte va ricordato anche il consigliere Salvici nel suo intervento, che è un grande impianto al servizio comunque di più utenze, cioè garantisce sicuramente un risultato migliore rispetto a essere piccoli impianti con maggiori emissioni, con minore efficienza, con magari dei costi in più a livello gestionale che poi non sono per il pubblico ma per la famiglia, ma è come se fossero per il pubblico in questo caso. E quindi la scelta è assolutamente corretta.
Il secondo ragionamento che facevo era quello sui tempi per il rientro dell'investimento. Qua si parla di tempi lunghissimi, come se fossero come se 13 anni fosse una distanza epocale, però io credo che per un investimento di questo genere, di questa entità, di questa portata, rientrare in 13 anni sia un risultato gestionale assolutamente positivo. L'altro ragionamento che facevo era invece sull'ipotesi spaventata di subentrare ad H nel 2025. Secondo me sarebbe un'ottima ipotesi, perché garantirebbe in questo periodo transitorio di riuscire a pagare l'investimento attraverso una tariffa agevolata garantita da H, e nel contempo, nel 2025, arrivare ad avere un secondo impianto, quindi con delle caratteristiche di maggiore innovazione anche nelle tecnologie, che vada a sostituire H, inceneritore, e garantisca comunque attraverso il gas, attraverso altre tecnologie, di avere comunque l'energia per una parte della città, penso per esempio a Bolzano o a Sacconago. Una richiesta invece, poi concludo, è che secondo me sarebbe prendere una parte dei guadagni comunque dei ricavi che siano attraverso il teleriscaldamento, abbinando appunto gli investimenti sul teleriscaldamento ad iniziative che siano maggiormente legate alle fonti rinnovabili. Questo non deve essere chiaramente un qualcosa di vincolante, secondo me è sufficiente che ci sia una volontà poi di riuscire a sviluppare entrambi i binari in parallelo per trovare un risultato che sia concreto da una parte e anche ottimo per l'ambiente dall'altra. Grazie. Allora, consigliere Bellazzi, poi ci sono io, consigliere Rossi. Grazie Presidente. Ma due domande. La prima, anzi mi scuso per la magari ingenuità che dimostro a fare queste domande, però è una cosa che mi sono chiesto io e non chiesto anche altri. Domanda molto pratica. Io a casa mia, per riscaldare la mia casa, spendo 1000 euro all'anno, ipotesi di gas. Domani col teleriscaldamento il costo quale sarà? Tanto di domanda. Secondo, il problema degli investimenti. Giustamente chi mi ha preceduto ha detto che un investimento a 13 anni non è un investimento lunghissimo, è lungo ma proprio lunghissimo non è. La domanda che io mi pongo è, ma fra 13 anni vuol dire che abbiamo coperto tutti i costi, presumo, tutti i costi fatti, ma in quel momento, fra 13 anni, gli impianti che noi abbiamo, lasciamo perdere tutti, l'impianto, la caldaia, non so, quello che serve per produrre calore, sarà ancora perfettamente valida come oggi, oppure nel frattempo abbiamo speso X per fare non tanto la manutenzione che penso che sia inserita nei costi normali, ma degli interventi anche per l'adeguamento, che io presumo che in 13 anni la tecnologia cambierà totalmente, perché molte volte mi sono visto proporre dei programmi dove si dice tra 10 anni cominciamo a guadagnare e chissà perché dopo 9 anni e mezzo che si doveva iniziare a guadagnare bisogna cambiare tutto, per cui si dice ancora per 10 anni i risultati non saranno mai un centesimo. Terzo, è una domanda che ci ponevamo con il consigliere Mariani, ma nel 2025 il costo, cioè cosa succede? Voi mettetevi un impianto al posto dell'H, non so cosa sarà nel 2025, io ci sarò e poi ve lo racconto, ma nel 2025 parlo per me, no? Giusto Giampiero, noi ci saremo e lo racconteremo tutti, no? Però il problema è questo, di lì c'è un impianto, può darsi che magari venga chiuso perché nel frattempo la gente ha imparato a riciclare al 100% o si mangia rifiuti, non so cosa succederà visto l'andamento dell'economia, ho l'impressione che magari si potrà arrivare anche a questo, mi auguro di no, ma a parte le battute mi chiedevo, lì bisognerà mettere una nuova centrale. Quindi i costi di questo poi dovranno essere tenuti presenti e quindi si inizierà un nuovo ciclo. Terza domanda è l'incidenza sul bilancio di questo investimento che mi sembra notevole, perché se ci mettiamo dentro anche Bolzano e Sacconago mi sembra che siano altri 15 milioni di euro, 100.000 euro più 100.000 euro in meno, che sono cifre di una rilevanza notevole. Ecco, io invece voglio fare solo una considerazione. Io credo molto nel sistema del teleriscaldamento, ho avuto modo così di approfondirlo più volte. Ci credo a tal punto che mi sono adoperato per allacciare il mio condominio, per fare in modo che il mio condominio si allacciasse al sistema del teleriscaldamento. E dico la verità, così anche altri purtroppo il rammarico è che
maggiori stopper che abbiamo incontrato sono stati gli amministratori di condominio. Questo mi sento di poter dire che è una cosa non giusta, non corretta. Ecco, poi le considerazioni le facciamo a... Esatto. Io ovviamente mi sono fatto un pensiero, ma perché alcuni come me, alcuni tra l'altro amministratori comunali o ex amministratori comunali, come me credessero nel teleriscaldamento, si adoperassero perché il proprio condominio fosse allacciato e abbiamo trovato lo stopper dell'amministratore di condominio che di fatto ha convinto la maggioranza dei condomini a proseguire con le caldaie, ecco, questa è una cosa che mi dispiace molto, perché comunque penso che questo sia soprattutto un sistema ecologico che va ad aiutare comunque la città, ecco. Quindi a me questa è una cosa che è dispiaciuta moltissimo. Senatore Rossi, sì, c'era il senatore Rossi. Grazie Presidente. Io innanzitutto mi associo alla domanda di Cirigliano e pregherei proprio il Presidente Basilari di concederci la replica per la discussione. Il tempo è stato veramente poco, oltretutto quei poveretti come me che usufruiscono della trasmissione telematica e quindi non ha ricevuto a colori tutte le immagini, è diventato veramente di difficile lettura. Noi siamo in presenza di uno degli investimenti più importanti della nostra zona, perché decadute, ahimè, le industrie, fatto salvo l'Accam, un investimento di questo genere sicuramente non rappresenta un pizzico di cosa. E quindi liquidare, in poche parole, pur ringraziando il collega Savic che ha sollevato il problema, ma liquidare in poche parole e con pochi convincimenti un argomento di questo genere, secondo me, non sarebbe serio da parte dei consiglieri comunali. Quindi ho visto che il Presidente Basilari e il Direttore fa cenno di sì, la ringrazio anticipatamente perché potremmo approfondire meglio. E chiederò solo due domande per poter continuare nella mia lettura e approfondimento del tema. Quando calcola i costi di ammortamento, ci sono dentro anche le spese che il Comune si è sostenuto per rifare le strade? Oppure quello sa fare, sono affari, mi risponde già di sì ed è una buona notizia. Seconda domanda, e l'hanno già posto in risalto altri. Io comincio col dire che anch'io sono stato un fan del teleriscaldamento, basta dire ogni tanto permettetemi uno sfogo. In questi giorni ho sentito tanti elogi sull'Alto Milanese che quasi quasi mi sbrodolavo. Mi domandavo perché non l'hanno realizzata quando è stato proposto 40 anni fa, ma questo è un altro paio. La stessa cosa mi domando adesso, 50 anni fa, e non fatto da me, ma dal mio predecessore Giovanni Rossini, il quartiere di Sant'Anna è stato, credo, uno dei primi esempi di teleriscaldamento in Italia, magari anche oltre l'Italia. Il destino di Booster City è quello di lanciare le idee, poi si addormenta per una serie di anni come la bella addormentata e aspetta qualche principe, nella fattispecie la principessa Basilari. Ora però la domanda mia è questa, siccome l'idea del teleriscaldamento è avvenuto soprattutto cercando intelligentemente di sfruttare il calore Accam e tutte le volte noi ci sentiamo dire ma cosa succederà nel 1000 a 25, non lo so quanti anni sono i contratti, credo nel 2025. Allora, se dovesse, perché noi non possiamo ipotizzare cosa decideranno i consigli comunali, anch'io come Bellazzi spero di essere ancora qui, ma però il calcolo delle probabilità è molto scarso. E nel caso i consigli comunali cambiassero, quali sono i paracadute? Questa è una domanda che poi mi risponderà dopo, non adesso. Quando faremo la seconda riunione. La terza domanda, per mia conoscenza, è questa. Mi pare che il piano di ammortamento avrebbe il suo obiettivo, uso una parola difficile per darmi un po' di importanza, se ci fossero stati, credo, 180 allacciamenti, adesso cito memoria, e nel caso si arrivava in 25 anni, 18 anni, non so quanti. E
Gli allacciamenti finora sono 100 e mi pare che di propaganda ne sia stata fatta. Vedo che anche il nostro Presidente si è adoperato per far fare gli allacciamenti. Allora la mia domanda, nel caso non si raggiungesse le cifre previste, sempre domande da darmi le risposte dopo, avete anche qui un paracadute o no? Perché, e concludo da un punto di vista politico, mentre noi abbiamo, tra virgolette, depredato un ACES di un altro genere prelevandogli le riserve, voi che mi sembrate figli predilette, le vostre riserve ve le siete spese subito, così almeno nessuno ve le ha fregate. Ecco, allora la mia domanda è questa, l'impegno politico che è stato fatto su questo, l'impegno, tra virgolette, di civiltà che c'è in questo progetto, l'impegno futuro a lunga scadenza, merita sicuramente un approfondimento diverso, con un approccio scevro da parti politiche, anche in questo caso, ma cercando di trasformarci veramente noi consiglieri comunali in consiglieri della parte economica e tentare di dare delle risposte prima di tutto a noi e poi alla cittadinanza sulla bontà di un investimento che a dir poco è epocale. Quindi non liquidiamola in 4-4-8, per la prima volta il Consiglio Comunale forse si usano delle parole un po' roboanti, ma è per rendere l'idea che non stiamo sbrigando un comitato di quartiere in 4-4-8, ma stiamo guardando uno degli investimenti più importanti che sicuramente sono stati fatti negli ultimi 10 anni. Grazie. Grazie. Avete avuto, non c'è un'altra domanda, comunque avete avuto la capacità di appassionarci tutti, tanto che avete già garantito la presenza per la seconda puntata, va bene. Consigliere Mariani, poi non ci sono altri interventi, possiamo lasciare ampio spazio alla replica. Sì, io semplicemente, probabilmente la domanda è molto ampia, quindi poi eventualmente, però volevo pormi questa questione. Rispetto a Acesp Energia, diceva giustamente il Presidente, è una controllata di Acesp S.p.A. Il tema si lega a Prealpi Gas. Questi investimenti come si inseriscono rispetto al quadro di trasformazione che ha comunque il gas e tutto quello che ne consegue? Cioè, abbiamo valutato come Acesp Energia in prima fase e poi rispetto agli altri le eventuali conseguenze positive e negative di questa cosa, perché sappiamo benissimo che il gas a breve comunque avrà e dovrà avere comunque una concorrenza. E quindi su questo volevo capire il nostro investimento che è a un tot di anni, che risvolti ha. Grazie. Ok, adesso passo la parola per le repliche e per le risposte. Ecco, vi rammento che dovremo poi approvare il verbale per la mozione, poi c'è anche il punto delle varie ed eventuali. Okay. Direttore Carraro, prego. Sì, buonasera a tutti. Io volevo fare solo un piccolo inciso, no? Lasciando poi la replica ovviamente al Presidente, per fare una proposta, no? Nel senso che prima quando si parlava di ACAM ho visto che vi siete autoinvitati, vi aveva invitato anche il Presidente Antonelli. Beh, a me piacerebbe, no, che il prossimo incontro, anche se magari diventa un po' informale, no, però anche nell'informalità magari è anche piacevole, lo potessimo fare in Acesp presso la centrale e vi proporrei di farlo all'indomani dell'accensione dell'impianto della nuova stagione che partirà il 15 di ottobre. E questo mi piacerebbe per tante cose, no? Prima perché uno si renda conto di cosa vuol dire, diciamo, la conduzione di questo impianto, vedere dal vivo gli investimenti che sono stati fatti e da questo punto di vista, cercando di riscontrare qualche sollecitazione, che sono state tante, parecchie, mi rendo conto, anche forse difficile nel prendere nota delle diverse tipologie di quesiti a cui voi cercate di dare una risposta tramite il sottoscritto e la Presidente e i nostri collaboratori. Beh, vi dico, l'investimento più consistente è quello che non si vede. Sono le tubazioni che scorrono lungo le vie, lungo i tracciati. Prima il Presidente Basalari diceva
noi abbiamo posato rete per 7,5 km. In realtà è il doppio, perché quando c'è tecnicamente c'è un andata e un ritorno, quindi ci sono 15 km di tubi che scorrono parallelamente alle tubazioni degli altri sottoservizi, sostanzialmente, che scorrono lungo il percorso, e questo è l'investimento più consistente, ma è anche l'investimento che ha una durata più massiccia, che si protrae nel tempo. Quel tipo di investimento, le reti, durano oltre 50 anni. Prima si diceva che ci sono delle parti tecnologiche che evidentemente vengono ammortizzate prima, e sono, ed è vero, è tutta l'impiantistica, però ha dei costi decisamente inferiori. La parte più, diciamo, più particolare da questo punto di vista è il cogeneratore. Vorrei tanto veramente che a quell'incontro dove ci sarà, me l'immagino, una visita guidata, e poi ci troveremo magari in sala consiglio per darvi tutti i dati, le informazioni e quant'altro, si potesse fare appunto presso Agisp, perché è un qualcosa che merita. Io mi ricordo quando abbiamo fatto l'inaugurazione della centrale, c'era ancora presidente, visto che è presente, Achille Broggi, avevamo fatto proprio una presentazione, una giornata, un open day, dove abbiamo cercato. Beh, in quella circostanza, che era aperta al pubblico, abbiamo notato che parecchie persone si sono avvicinate, no? Perché effettivamente è una fonte, era una fonte innovativa. Pensate che nei nostri uffici di teleriscaldamento si è incominciato a parlare nel 2003-2004, quindi addirittura con la precedente amministrazione comunale, poi c'è stato uno studio di fattibilità, poi c'è stato un progetto che è passato al vaglio di diversi enti, un progetto del genere, pensate la meticolosità con cui l'ARPA, l'ASL, i vigili del fuoco, gli uffici tecnici del comune hanno dovuto, no, per anni, per mesi, aggiustamenti e quant'altro. Pensate che quell'impianto verrà collaudato tra 2 mesi, perché anche qui ha dovuto stare in esercizio provvisorio per un certo periodo. E allora, chiudendo qui questa parentesi, dopo l'invito vi dico vi aspetto, e propongo già al Presidente di organizzare questa visita guidata e il proseguio di questa seduta presso i nostri uffici in via Marco Polo. Va bene, fa piacere. Sì, io volevo un attimino dare 4 risposte, dopodiché, come diceva anche Gian Pietro Rossi, se mi permette, le do lei. Dopo approfondiremo le parti forse più complicate in sede, in modo da far vedere, cioè entrare nel merito proprio delle questioni, perché il tempo effettivamente è stato che dopo questa sera è stato un po' tiranno. Allora, io volevo rispondere questo. Per quanto riguarda, vado un po' in ordine, chi aderisce al teleriscaldamento praticamente si vincola ad Agisp Energia per 12 anni. 12 anni è l'infinito in questo momento, perché il gas, il condominio X, da un anno all'altro può decidere da passare ad altra società di vendita, per cui il cliente è perso. In realtà in questo modo, almeno per 12 anni, ma secondo me chi ha provato il teleriscaldamento e possiamo dare la certezza che i primi 2 anni di attività dell'impianto non abbiamo avuto una lamentela sul funzionamento, non c'è mai stato un fermo di macchina, cioè non abbiamo avuto proprio lamentela del servizio. Quindi secondo me uno che passa il teleriscaldamento difficilmente tra 12 anni, chi ci sarà tra 12 anni, poi potrà rispondere forse più compiutamente, ritornerà alla caldaia, certo, poi gli anni passano, le tecnologie avanzano, ci sono un sacco di altre forme, tipo la geotermia, nell'ultimo visto abbiamo notato il nuovo istituto, non viene, scusate, l'archistico che si è dotato di un sistema di geotermia per riscaldarsi e quant'altro, quindi sicuramente non è l'unico il gas o non è l'unico il ACAM, ci sono sicuramente, e poi negli anni sicuramente arriveranno altre forme, tipo il cippato gasificato, si parla di un sacco di oli anche da utilizzare per poter riscaldare, quindi è veramente un mondo in continua evoluzione. Dopodiché ottimizzazione della rete posata,
Allora, noi abbiamo fatto praticamente il 2010-2011 una serie di investimenti, quindi abbiamo posato un tratto di rete. Come diceva prima anche il Presidente della Commissione, non tutti amano le novità, amano il teleriscaldamento, quindi magari abbiamo posato un tratto di rete, condomini sulla rete allacciati, ce n'è qualcuno che magari ha deciso di aspettare, forse magari per la caldaia nuova, magari perché non si crede nel teleriscaldamento, perché ci può stare, uno può decidere che il gas, la caldaia è meglio, dopodiché si può entrare nel merito di quali sono le positività del teleriscaldamento. In un condominio meno grande c'è sicuramente la necessità dei vigili del fuoco che devono autorizzare i locali caldaia e poi diciamo del gas del fornello. Se uno decide di non avere più gas in casa, mette il fornello elettrico, il gas non c'è più, perché arriva direttamente acqua sanitaria e riscaldamento, tant'è vero che secondo me potrebbe anche essere, se l'energia elettrica non continua a aumentare, magari sarebbe anche una buona cosa togliere proprio dagli edifici il gas. E questo è quanto. Dopodiché, e l'ottimizzazione è questa, nel senso ci siamo fermati, ci siamo guardati indietro, abbiamo portato a casa un po' di edifici che nei due anni precedenti non avevano creduto, perché forse non avevano visto che funzionava, perché poi è vero, le novità, sappiamo che Legnano, Milano, ormai a Milano il teleriscaldamento sta arrivando ovunque, invece a Busto le novità sono sempre prese un attimino, cioè si è sempre un attimino resti a crederci. Dopodiché, allora, il futuro del teleriscaldamento, allora sì, allora Ages crede che il teleriscaldamento, ma il teleriscaldamento in senso globale, possa essere il futuro. Dopodiché, ripeto, le materie prime utilizzabili per riscaldare, come ho già detto poc'anzi, sono innumerevoli e più si va avanti e più sicuramente ce ne saranno altre. Per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria per quanto riguarda l'impianto, diceva nei 13 anni e mezzo, dopodiché se tra 13 anni e mezzo il pezzo che è più costoso è il cogeneratore, abbiamo già spalmato su questi 13 anni e mezzo anche gli investimenti, tutte le manutenzioni straordinarie che man mano saranno necessari per appunto il cogeneratore, quindi non è che tra 13 anni c'è da buttarlo via, perché abbiamo spalmato questi ulteriori investimenti già sull'investimento principale. Dopo il 2025 di Arkham, e anche qua è una scommessa, nel senso vedremo chi ci sarà nel 2025 a sapere cosa succede, spero tutti, dopo Arkham. Prima bisogna decidere se è un investimento che è percorribile, sicuramente bancabile, perché, ripeto, un investimento intorno ai 10 milioni di euro, anche questo. Dopodiché se 4 milioni e mezzo arrivano, come ci sono già a disposizione negli enti che avevo elencato prima. Le banche sono, questi sono progetti, forse gli unici progetti che adesso le banche non hanno difficoltà a finanziare. Certo che poi bisogna pensare che poi bisogna sicuramente restituirlo, questo indubbiamente. E quindi quando si parla dell'incidenza di bilancio di Ages, di questo ulteriore investimento, in realtà questo è un investimento a parte, nel senso se si decide che la strada può essere quella, bisogna sicuramente pensare anche a fondi europei, perché sicuramente c'è l'Europa per questi investimenti tutti gli anni ha parecchia capienza. E quindi si può andare ad attingere, noi già un paio di, diciamo, abbiamo fatto un paio di approfondimenti, ma dopodiché finché non c'è la fattibile possibilità di partire, anche continuare a sprecare energie quanto a studiare chissà che cosa, ci siamo un attimino fermati. Adesso vediamo un attimino nei prossimi mesi, con anche le nuove evoluzioni di Arkham, per quanto riguarda la gara e quant'altro, ritorneremo al tavolo con loro per capire se la strada è sicuramente percorribile. Poi, Villaggio Sant'Anna. Villaggio Sant'Anna è un problema che sentiamo, perché col gas, purtroppo ha una rete, come diceva giustamente lei, nata agli albori, una rete che ha bisogno di un pesante ammodernamento, perché purtroppo ha problemi di dispersione, proprio di calore, perché purtroppo, dopo, come diceva giustamente lei, 40 anni, la rete incomincia ad avere i primi cedimenti. E questo è un altro discorso che stiamo affrontando, perché spesso riceviamo lamentele di alcuni
stabili di Sant'Anna, chi ha troppo riscaldamento, chi non ce l'ha, chi paga tanto, chi paga poco, non si capisce bene. E anche lì stiamo affrontando questo argomento. E quindi anche questo è un argomento che durante la prossima stagione termica, che ormai questa sta partendo, sicuramente dovremo trovare una soluzione e iniziare a fare dei lavori di manutenzione pesante sulla rete di Sant'Anna. Questo glielo posso già dire adesso, perché purtroppo non si può più aspettare. Gli utili utilizzati per la rete del teleriscaldamento, in realtà l'autofinanziamento dei 3,8 milioni non sono altro che economie di scala e dividendi non erogati perché a suo tempo non erano necessari, cioè non è che Agesp Energia ha tenuto in cassa i dividendi per quando la propria controllata ha avuto necessità nell'ultimo bilancio, quello che era necessario a copertura del bilancio della propria controllante, Agesp Energia l'ha messo a disposizione. Questa cifra è una cifra che è stata accantonata pian pianino negli anni prima, quindi assolutamente non abbiamo fatto il nostro dovere come Agesp Servizi ha dovuto fare come società in house nei confronti del Comune di Busto. Quindi anche quest'anno noi abbiamo dato del nostro. Sì. Non l'hanno detto, no? Sì. Ognuno ha fatto il suo dovere, anche quest'anno. Sicuramente non si poteva pretendere che succeda ancora, questo è indubbiamente, perché con un investimento del genere abbiamo anche noi la necessità di tenere e utilizzare appunto le risorse che vengono praticamente nascono soprattutto al momento attuale dal gas. Adesso se mi permettete vorrei fare giusto un inciso sul gas, perché è vero che stasera si fa il teleriscaldamento, ma come chiosa finale, non so se i consiglieri comunali sanno che Agesp Energia praticamente vende gas su tutto il territorio nazionale, diversamente da altre realtà vicine che invece si sono arroccate sui consumi e quindi a presidiare il proprio territorio e basta. Vi do due cifre giusto per tanto qua. Ah, eh? No, perché. No, perché ad esempio a Busto più o meno i consumi di gas delle utenze civili e industriali si aggirano intorno agli 85 milioni di metri cubi di gas all'anno. Sull'extra rete, consolidati alla stagione termica che sta per iniziare, sono circa 50 milioni di metri cubi di gas su un mercato che non è il mercato tutelato, quindi è libero mercato, quindi sicuramente un mercato appetibile, sicuramente che ha bisogno di un occhio di riguardo in più, perché si parla di centri industriali, quindi in questo momento sono molto presidiate, però abbiamo cercato negli anni anche di diversificare andando anche oltre i confini della nostra città. Poi l'ultima è per quanto riguarda la domanda che ha fatto il consigliere Mariani, Prealtigas. Prealtigas è la società di distribuzione. Noi la società di distribuzione adesso noi paghiamo il vettoriamento del gas che transita. Quindi se un domani sia Prealtigas o sia qualche altra società, per noi non cambia assolutamente niente, perché Agesp Energia è una società di vendita sul libero mercato, quindi io mi auguro che rimanga Prealtigas, ma se arrivasse anche un'altra realtà non c'è nessun problema, noi pagheremo il vettoriamento alla nuova società che arriva. Quindi non sono collegate. Prego, grazie. Dunque, mi sono perso, ma forse non ha risposto al discorso del perché la centrale ha cambiato il valore dei megawatt impegnati, se era un discorso economico o meno. Sì, vabbè, tra tutte le risposte. Poi l'altra, visto che vendete il gas, da chi lo comprate? Come curiosità? Oppure magari è un dato riservato, non so. Ok. E qual è comunque l'indice per l'ingegnere? Se ha l'indice di risparmio economico del teleriscaldamento a Busto, delle linee? L'indice di risparmio economico, sì. L'IRE. Sì. L'IRE. Con il 17 e 18. Ok.
adesso mi faccio un'incursione. Visto che noi abbiamo preso punti, no? Però immagino che così man mano poi metabolizzate il documento sorgano ulteriori. Se voi magari tramite il Presidente della Commissione fate pervenire dei quesiti, noi possiamo anche prepararci, diciamo, in maniera più approfondita sugli argomenti che desiderate poi che vengano sviluppati. E quindi magari se riusciamo a fare rete da questo punto di vista, otteniamo, siamo più efficaci anche nel ritorno, diciamo, di... Non solo, ma allora abbiamo preso l'impegno che vi verremo a trovare. Tra l'altro ricordo un'iniziativa analoga molto bella di commissione quando ci avete fatto vederla in Cina. Quindi io direi che sarebbe assolutamente da rifare anche chiamare un polo. Sì, sicuramente per il periodo che vi ho indicato ci sarà un po' di rumore, no? Però vedremo di attutire, perché ovviamente poi sono apparecchiature che da questo punto di vista sono insonorizzate e quant'altro, però ovviamente. Ok, allora io direi, sono d'accordo con il dottor Carraro, se ci sono dei quesiti magari fateli avere a me, al dottor Fredella, che poi li trasmettiamo. Non andate. Congediamo il presidente, il direttore e lo staff di Agisp Energia, noi dobbiamo ancora finire. Sì. Il mio cuore è già rivolto a Londra, però prima il dovere e poi il piacere. Allora, a parte questa, diciamo, nuova commissione che faremo in Agesp, io ci tengo a dire una cosa, le nostre porte sono sempre aperte per il consigliere comunale, chiunque voglia venire, perché non è che l'Agesp è un mondo a parte rispetto al comune, cioè chi ha voglia e vuole, basta appunto tramite appuntamento, perché può essere poi impegni tutti, però noi ci siamo sempre, siamo lì tutti i giorni a vostra disposizione, ci potrebbe altro. Questo a prescindere dalla commissione che faremo in Agesp tra qualche settimana. Grazie. Non scappate che c'è il verbale da approvare e poi... diamo una lettura velocissima e poi se c'è qualcuno che deve intervenire sulle varie ed eventuali, tenuto conto che inizia poi la partita. Deve leggere il verbale. Lo leggo io. Ovviamente il verbale è del punto della commissione. Allora, conclusi gli interventi, il Presidente illustra il secondo punto all'ordine del giorno relativo alla mozione presentata dal consigliere Giampaolo Sarlice, avente ad oggetto apertura al pubblico delle assemblee dei soci ACAM S.p.A., cedendo la parola allo stesso per la presentazione. Il consigliere Sarlice aggiunge che più volte tale richiesta è stata avanzata dal Movimento 5 Stelle, a cui non piace questa gestione chiusa della società, chiedendo una maggiore partecipazione e demandando al sindaco di farsi carico di questa richiesta al fine di una maggiore trasparenza a favore dei cittadini. Risponde il Presidente Antonelli sostenendo che per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione lo stesso è un organico tecnico ed è quindi sarebbe impossibile e impensabile aprire il CDA. Lo stesso non è d'accordo per l'apertura al pubblico dell'Assemblea, in quanto sul sito internet c'è tutto il materiale documentale necessario a disposizione per i cittadini e la trasparenza è quindi garantita anche da ciò. Per i dati di bilancio questi vengono pubblicati presso la Camera di Commercio. Inoltre i consiglieri hanno la possibilità di accedere tramite l'amministrazione a qualsiasi documento mediante richiesta agli atti. Alcuni documenti inoltre non sono accessibili anche al fine di tutelare la segretezza aziendale. Il consigliere Sarlice ricorda che l'esperienza di apertura al pubblico delle assemblee è già avvenuta sotto la gestione di Cicero e si domanda perché non ripetano. Dettagli. Aspetta, attenzione del consigliere comunale, lettore del verbale della commissione. Non è l'unico socio e quindi
non sta ascoltando praticamente nessuno. Composta anche da altri comuni che dovrebbe decidere, e se gli altri soci vogliono che siano chiuse, il comune non può nulla. Inoltre ci sono alcuni documenti e atti che per la tutela della segretezza aziendale devono rimanere segreti, esprime parere negativo. Il consigliere Mariani da una parte è d'accordo e non capisce questa modalità di chiudere l'assemblea, in quanto ci sono argomenti sensibili che potrebbero essere aperti alla cittadinanza per gli interessi in gioco. Sul CDA è d'accordo con il presidente di ACAM, chiede all'amministrazione comunale di essere portavoce di questa necessità dei cittadini ed espressa in questa mozione. Chiede altresì al presidente Antonelli che si valuti volta per volta gli argomenti dell'assemblea, consentendo eventualmente ai cittadini di partecipare e di esprimere il proprio parere. Il consigliere Cirigliano comprende e condivide le osservazioni di Sablici in merito all'apertura al pubblico delle precedenti assemblee nella gestione Cicero. Se si poteva fare prima, non vede perché non si possa riprendere questa positiva esperienza. In una logica di trasparenza, la mozione è condivisibile per quanto riguarda le assemblee, concorda invece con il presidente Hacca in merito al CDA. Il consigliere Lattuada condivide il pensiero del presidente di Hacca. Il Consiglio Comunale non è minimamente paragonabile a un'assemblea di società. Condivide la necessità di trasparenza per i cittadini, ma è preferibile rivolgersi direttamente al presidente in queste occasioni. Inoltre, la presenza di documentazione online è già dimostrazione di trasparenza perché i documenti sono accessibili a tutti. Il presidente Antonelli si dichiara disponibile a riportare al Consiglio di Amministrazione e agli altri soci gli inviti pervenuti in questa sede a un'apertura delle assemblee di Arkham al pubblico, in modo tale che ci possa essere un'espressione della società in tal senso. Il vice sindaco Reguzzoni sostiene che votare una mozione in questo senso sarebbe sarebbe come votare un documento che potrebbe non raggiungere lo scopo, in quanto si chiede al sindaco di farsi carico di un indirizzo che potrebbe poi essere respinto dall'assemblea dei soci, che ricorda è composta da altri comuni. Chiede di trasformare pertanto la mozione nella prima parte in una raccomandazione, lasciando la seconda parte come mozione per il quale esprime parere negativo. Il consigliere Savic ribadisce la forma della mozione per tale richiesta. Esprimendo la disponibilità a dividere la stessa in due mozioni separate da votare in consiglio, una all'apertura delle assemblee e una per le riprese in streaming. Il consigliere Rossi dichiara di non votare la prima parte della mozione, ribadendo la necessità di rispettare le regole, soprattutto di quelle stabilite per la società per azioni. Esprime il suo parere favorevole alla trasformazione della prima parte della mozione in raccomandazione, visto l'impegno assunto in questa sede da parte del presidente Antonelli. Il consigliere Mariani prende atto della disponibilità dell'amministrazione e del presidente e sostiene che a questo punto il voto sarebbe ininfluente. Conclusa la discussione sul punto, il presidente pone in votazione la mozione per punti separati. Per quanto concerne il primo punto relativo all'apertura delle assemblee ACAM, l'esito è il seguente. Favorevoli votanti 24, favorevoli 2, Sablici, Cirigliano, contrari 1, Rossi, astenuti 21, Salomi, Lattuada, Rogora, Albertini, Dada, Piccovellati, non votanti 0. Per quanto concerne il secondo punto relativo alle riprese video e o streaming delle assemblee, l'esito è il seguente, votanti 24, favorevoli 2, Sablici Rossi, contrari 21, Salomi, Dadda, Piccobellati, Lattuada, Rogora, Albertini, astenuti 1, Cirignano. Basta. Favorevoli. Allora, favorevoli. Allora, ultimo punto sulle varie eventuali, se c'è qualcuno che vuole prendere la parola, appunto conto che sono le 8:15. Allora, parla nel microfono. Thank you.
Allora, sì, no, se posso dire... No. Allora, se posso fare una brevissima, proprio minima cronistoria. Allora, la richiesta è datata 28 maggio. Devo dire che l'ho ricevuta, e parlo a titolo personale, grazie alla cortesia personale e istituzionale che mi ha fatto il consigliere Mariani. Ricordo, ero al mare, mi ha inoltrato questa cosa anche per... voglio dire del ruolo, no, del presidente di commissione, per dirgli: oh, ma tu l'hai ricevuta questa cosa qua? A che io sono francamente caduto dalle nuvole. Poi, appena ritornato in città al lavoro, i primissimi di agosto mi sono attivato, tanto che ho mandato il 14 di agosto una comunicazione al presidente del consiglio comunale e al sindaco, segnalando che questa cosa non era arrivata a me e probabilmente al 99% dei commissari. Dottor Fredella ha fatto anche una indagine, no? È stato proprio, come dire, sì, nel senso che è stata mandata alla persona italiana, nel senso che nel destinatario c'erano tutti i componenti della commissione, compreso il presidente, invece è stata mandata praticamente al sindaco, ma non a E lì si è fermata. Allora, indubbiamente vogliate accogliere la buona fede di un errore così, che si è perso, insomma, qui. Sicuramente accogliete la buona fede mia come presidente di commissione. Se vi può andare bene il metodo che vi ho illustrato all'inizio per andare comunque al nocciolo della questione, che prima deve essere, a mio modo di vedere, dibattuta politicamente, perché altrimenti noi che cosa andiamo a dire alle RSU se prima Consiglio Comunale non si è formato una opinione propria e un indirizzo politico, cioè su cosa andiamo a confrontarci, anche perché la richiesta dell'RSU, io ce l'ho qui, e chiede sostanzialmente di confrontarsi su quali saranno i nuovi assetti.